Alle 15.15 il feretro arriva sul sagrato di Santa Maria Goretti a Sant'Orso, ad attenderlo una chiesa già piena di gente ed un centinaio di persone fuori, amici, parenti o semplici conoscenti ed i suoi colleghi di lavoro, ma nessuna rappresentante dell'azienda dove il 41enne lavorava. Volti tesi ed espressioni increduli per questa morte prematura sul lavoro e che cerca risposte che forse l'indagine aperta dal magistrato troverà, ma negli sguardi delle persone si intuisce anche la ricerca di altre risposte ai perché che inevitabilmente, come dice Don Giorgio Giovannelli durante l'omelia, ci si pone in questi casi. Ma le nostre conoscenze non ci permettono di ottenere simili risposte. Dallo scetticismo materialista dei nostri giorni, l'esempio dell'atomo presente nel freddo marmo. Non è perché non riusciamo a vederlo che esso non esiste. Lui c'è anche se il nostro sguardo non lo percepisce. Così è la fede, così è la struttura della fede. E la fede è la sola struttura che ci può aiutare a trovare risposte alle nostre domande. Un'omelia asciutta, delineata, a tratti anche fredda e scarna, quella del sacerdote, ma che lascia i presenti con la speranza nel cuore che ora Morris vive nello stato in cui vive Dio, nella sua stessa essenza. La volontà di Morris è la volontà di Dio, e la volontà di Dio è quella di pregare per noi perché la morte non spezza i legami, ma li rafforza. Il silenzio rumoroso della chiesa nel composto dolore della famiglia viene accompagnato dall'ultimo pensiero di Don Giorgio. Con la luce della fede, Dio ci dice che Morris è vivo. Pochi istanti ancora, poi il feretro, tra ali di folla, uscirà dalla chiesa alle 16.20 per dirigersi verso il cimitero di Cartoceto.